Nel 1997, il giocatore di biliardo Ronnie O'Sullivan realizza per la prima volta in carriera una serie perfetta, mettendo in buca tutte e 21 le biglie senza mai sbagliare un colpo. Ben ritrovati qui nello studio del Dottor Brown. Io sono Luca e oggi andremo a vedere insieme un esperimento sugli urti. Per farlo ci servirà una piccola palla da basket e una piccola palla da calcio. Quello che farò ora sarà farle rimbalzare qui su questo tavolo. Prendo allora la palla da basket, la porto a questa altezza e la lascio cadere. La palla ha rimbalzato sul tavolo, però senza risalire abbastanza da raggiungere il punto di partenza iniziale. Ripetiamo la stessa cosa con la palla da calcio. Anche lei rimbalza, ma senza raggiungere il punto da cui è partita. Questo succede perché negli urti una parte dell'energia viene convertita in calore. Ora ripetiamo l'esperimento, ma posizionandole una sull'altra, con la palla più pesante sotto, quella da basket, e la palla più leggera sopra, quella da calcio. Porto entrambe a questa altezza e le lascio cadere. 3, 2, 1. La palla da calcio schizza in alto, risale molto più in alto rispetto al punto da cui è partita, mentre quella da basket si solleva di pochissimo. La palla da basket si è sollevata pochissimo, perché durante l'urto gran parte della sua energia è stata trasferita alla palla da calcio, permettendole di risalire oltre il punto di partenza. Anche per oggi, qui dallo studio del Dottor Brown, è tutto. Come ci ricorda il piccolo Emmet, rimanete sempre aggiornati iscrivendovi al canale e attivando le notifiche. Ciao!